Buonasera, allora oggi ho visto finalmente una Ternana, devo dire che mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuta tanto nel secondo tempo e mi è piaciuta moltissimo anche negli ultimi 5 minuti, negli ultimi 10 minuti del primo tempo e all'inizio. Peccato solo per quel sonno che ci siamo fatti dopo aver fatto il primo gol. Però una Ternana che mi è molto piaciuta, una Ternana propositiva e una Ternana che ad oggi mi ha dato grande soddisfazione. Si vede che qualcosa sta cambiando, il vento cambia e l'atteggiamento della squadra è veramente diverso. Ne parlo perché ne sono stato contento. Oggi è stata una giornata molto piacevole, anche le ragazze hanno vinto e è l'ennesima vittoria. Vedremo domani come risponderanno le altre squadre, però anche le ragazze stanno andando molto bene. Sono contento quindi di come la giornata si è sviluppata. Chiedo scusa, dicevo, perché non mi ero accorto che avevano messo uno striscione allo stadio nella curva nord e purtroppo non ci avevo fatto caso perché sono arrivato tardi, ho guardato la partita e mi dispiace, diciamo, non aver dato sufficiente importanza a questo striscione che sinceramente, anche se messo da persone che a mio avviso non dovrebbero nemmeno aprire bocca, era giusto dargli un po' di importanza. L'ho saputo quando sono uscito perché me l'hanno detto alcuni giornalisti e niente, che vi devo dire. Sono contento di scoprire che non piaccio a quelli che a me non piacciono. E d'altronde io non sono uno che teme di non piacere, anzi, quando piaccio troppo devo dire che mi sento anche un po' a disagio. Quindi sono felice di aver capito che in Curva Nord ci sono persone che non hanno stima di me. Vi ringrazio per questa cosa e spero che peggiori nel tempo. Intanto vi saluto e vi auguro una buona serata, perché sicuramente vi dovete mangiare il fegato, voglio dire, prima che io possa avere fastidio da quello che voi dite. Vedete, signori, il vostro striscione era, come dire, talmente banale. Pensate, io oggi ho problemi con uno Stato, con un governo, sono stato considerato uno dei più grossi evasori fiscali italiani e questo mi fa rodere parecchio. Ho detto alla Guardia di Finanza esattamente quello che penso, o meglio, a quei finanzieri che io ho avuto modo di conoscere. Per esempio, mi ero scordato di dire, ma risponderò lunedì a un sindacato della Guardia di Finanza che si è offeso per quello che io ho detto. Purtroppo anche loro si sono sbagliati perché quello che io ho detto riguardava le persone della Guardia di Finanza che io ho conosciuto. Mi dispiace, sarò stato sfortunato. Purtroppo è dal 2009 che ho indagini condotte dalla Guardia di Finanza e ho dovuto sopportare tutta una serie di soprusi, faccio così alcuni cenni. Tanto per cominciare, molti anni fa venne chiesto di mandarmi in galera e mi ricordo bene questa data perché era il 4 aprile, giorno del mio compleanno. Fortunatamente un GIP particolarmente una brava persona, diciamo, fece in modo che io non finissi in galera in quell'occasione. C'è da dire però che due delle persone importanti che indagavano su di me della Guardia di Finanza, non vorrei sbagliare, solo due, invece sono finite poi alla fine in galera e uno sicuramente è stato anche degradato e poi mandato a casa, credo che adesso faccia il carpentiere o il muratore, no? Non lo so cosa fa, se lo sapesse fa, perché anche fare il muratore è un lusso, sono finiti i muratori di una volta, io lo so fare il muratore. Detto questo, queste sono tutte storie dimostrabili, dopo anni di indagini, un giorno parlai con un magistrato, il magistrato in questione era un magistrato che stava a Roma, si chiamava Palazzi, era insieme al magistrato Ielo. Io feci finalmente, dopo molti, molti anni, un interrogatorio e domandai anche come mai a me la Guardia di Finanza avesse sequestrato tutto
quello che io avevo, ed erano anni che avevo tutto sequestrato. Palazzi si incazzò particolarmente perché disse che lui non aveva mai ordinato questo sequestro. Si era sbagliato la Guardia di Finanza, quindi anche qui io ho conosciuto finanzieri, come dire, non all'altezza della divisa che loro portavano. Sono tutti dati dimostrabili, tant'è vero che dopo 2 o 3 anni di tutto sequestrato vennero un giorno a portarmi un foglio in una busta chiusa. Chiaramente io mi rifiutai di prenderla, questa busta chiusa, e gli dissi che la busta doveva essere aperta. Sulla busta c'era una data talmente vecchia di 3 anni prima, che gli dissi di tornare indietro e di mandarmi la data giusta. Ripeto, il magistrato si chiamava Palazzi, un altro magistrato che assisté al mio interrogatorio, assistette al mio interrogatorio, si chiamava Iello, la Guardia di Finanza. Questi fatti che io racconto sono tutti, diciamo, dimostrabili. Purtroppo anche lì conobbi dei finanzieri. Sui 60.000 finanzieri onesti che esistono in Italia, io ho conosciuto i peggio. Non è successo niente poi alla fine, perché comunque addirittura il caso è stato poi a un certo punto archiviato. Poi è ricominciata un'altra indagine, questa indagine che ora porta a queste situazioni. Anche qui ho avuto sfortuna, perché ho conosciuto dei finanzieri, e l'ho precisato, quei finanzieri che io ho conosciuto incapaci, per me totalmente incapaci e totalmente non in grado di intendere e di volere rispetto alla realtà di un ente universitario. Ci vorranno 10 anni ormai per dimostrarlo. Se camperò 10 anni, forse non camperò 10 anni, vedrò la fine. Quindi in sintesi, perché vi racconto questo? Lunedì risponderò al sindacato che mi è piaciuto abbia messo in dubbio almeno l'operato dei suoi, diciamo, non so se iscritti o non iscritti. Ma secondo voi a questo punto mi posso preoccupare dello striscione della curva nord? Signori, vi auguro una buona notte. La Ternana oggi mi è piaciuta.